Buonasera a tutti, buonasera da Perugia, siamo nella sede dell'ANMIG, l'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra. Noi siamo gli eredi dei mutilati e invalidi di guerra che hanno combattuto la Seconda Guerra Mondiale. Siamo qui nell'archivio virtuale, ma anche reale, di Pietre della Memoria. Il nostro appuntamento con Archivissima di quest'anno riguarda, come ovviamente è naturale, il Carnet de Voyage. E noi, come associazione che raccogliamo le testimonianze, che sollecitiamo le scuole a ricercare i documenti e le testimonianze del passato, siamo appunto dotati di tantissimi carnet de voyage di tutti i tipi, e questa sera speriamo di sorprendervi anche, e vi sorprenderemo perché, per esempio, un carnet de voyage è un orologio, e seguiremo le piste di questo orologio e troveremo delle situazioni molto interessanti. Un altro carnet de voyage particolare, che è al centro della nostra serata, è la storia di una famiglia, di un uomo del quale noi abbiamo qui il libro, la moglie e il figlio. È un libro di racconto di vita e di guerra e anche di pace. Con noi c'è Rina Cenerini, classe 1926, 97 anni compiuti il 14 aprile, Rina, sì. Complimenti vivissimi, complimenti vivissimi, e abbiamo qui anche il figlio Alfredo Alunni, figlio di Gennaro Alunni, che è il protagonista di un libro molto bello che ci racconta, che ci fa rivivere anche cose sconosciute talvolta, cose tipiche, caratteristiche del nostro territorio e in genere dell'esperienza militare e della prigionia di papà Gennaro. Saremo in collegamento con diverse scuole che hanno partecipato al concorso Esploratori della Memoria, che è il trailer di questo archivio. Grazie alle scuole noi riusciamo a immagazzinare migliaia e migliaia di pietre della memoria, quindi cippi, monumenti, steli, eccetera, e anche avere un canale YouTube pieno di testimonianze. Io direi di passare un attimo la linea a Modena, che è collegata con noi, l'ANMIG di Modena, per un saluto del presidente Adriano Zavatti e della referente del progetto Pietre della Memoria per l'Emilia Romagna, Roberta Cavani. Ecco, se sono con noi ci possono salutare, grazie. Grazie Remo, grazie dell'ospitalità che ci date anche quest'anno. Qui siamo insieme con Roberta Cavani, che è la nostra signora delle pietre, come amiamo chiamarla, e con Franca Ferrari, che è una collaboratrice importantissima, socia anche ella di ANMIG. Noi siamo qui nell'archivio, e dall'archivio vi salutiamo, e poi ne parleremo fra un attimo quando avremo l'occasione di farlo. Allora, qui vicino a me c'è Mauro Bifani, il nostro socio storico, nel senso che fa lo storico, che scrive libri e che fa ricerca. Io approfitto adesso per portare i saluti della nostra presidente della sezione di Perugia, la dottoressa Rita Bacoccoli, che non è potuta intervenire, e che vi manda a tutti un grande saluto. È stata presente nelle altre edizioni, un grande saluto per questo appuntamento con Archivissima 2020. Allora Mauro, vogliamo dare un po' di numeri di questo nostro grande archivio digitale che tu segui in maniera particolare, perché Mauro è anche revisore delle schede di censimento delle pietre, per cui diciamo che c'è una conoscenza profondissima di quello che c'è dentro il nostro archivio. Sì, buonasera a tutti, grazie Remo per la piccola presentazione. Allora, il progetto Pietre della Memoria, i dati al 31 maggio del portale www.pietredelamemoria.it sono di 1.271.172 visitatori, con 3.257.250
pagine visitate, 890 visite medie giornaliere, visite al sito effettuate da 191 nazioni. I collaboratori volontari sono 1252 regolarmente iscritti. Schede nel database 15.133, di cui pubblicate 13.951. Nell'archivio ci sono 92.826 foto. È anche presente la sezione Biblioteca della Memoria, con 411 libri caricati. Passiamo ai social media, dove Facebook abbiamo 1.643 mi piace, 1.698 ci seguono, profili, 1.698 profili ci seguono, 618 follower su Twitter. Sul nostro canale YouTube abbiamo 1.105 video, ma ce ne sono altri in continuo caricamento. 284 iscritti alle notifiche dirette. Nel portale la sezione news ha 908 news pubblicate. Gli articoli blog del progetto sono 274 e abbiamo 585 iscritti alla newsletter. Il concorso Esploratori della Memoria, iniziato nell'anno scolastico 2011-2012, si è svolto per 11 anni scolastici. Al concorso hanno partecipato almeno una volta 17 regioni italiane. Gli studenti premiati con il diploma di esploratore della memoria sono 33.100. Le scuole che hanno partecipato al concorso e hanno avuto tutte lo stendardo di sede di esploratori della memoria sono ben 1.180. Bene, è una bella cifra, belle cifre e un buon lavoro da parte delle scuole. Quest'anno ne sono state 94 le scuole che hanno partecipato, con 2.720 studenti. In particolare dobbiamo citare i 1.025 studenti delle 31 scuole delle Marche, che tutti gli anni stabilisce il record di presenze, con la presidente Silvana Giaccaglia e con l'ingegner Pasquale Frascione, che segue da vicino il lavoro delle scuole, le consiglia, le guida, e vengono fuori veramente delle cose eccellenti. Ma ci sono dati che riguardano l'Abruzzo: 169 studenti di 7 scuole, qui in Umbria 5 scuole, oramai sono 11 anni che lo facciamo qui da noi e continuano a partecipare le scuole, con l'Emilia con 13 scuole e 543 studenti, il Veneto 12 scuole e 406 studenti, con la referente Adriana Bonelli, che segue le scuole e segue anche quelle del Trentino, dove siamo entrati l'anno scorso per la prima volta, e quest'anno 3 scuole hanno fatto. La Sicilia sono 4 le scuole che hanno prodotto materiale, la Lombardia 11 scuole, quindi la Liguria 8 scuole, e siamo praticamente a completare questo panorama. Allora, io adesso direi, prima di passare all'intervista con Rina, che sarà molto interessante, e con Alfredo, direi di mandare in onda un saluto del presidente nazionale Claudio Betti, che ci augura il buon lavoro e lo ha augurato a tutte le regioni e tutte le scuole che hanno fatto il concorso nelle varie cerimonie che si sono svolte nei giorni scorsi. Prego la regia di mandare in onda questo saluto, grazie. Caro Presidente, cari soci, cari ragazzi, è con vivo piacere che mi accingo a ricordare il 10° compleanno del progetto nazionale rivolto alle nostre scuole dal titolo Pietre della Memoria, che tanto successo ha riportato nel corso degli anni. Esso è andato sempre più sviluppandosi, sia per la qualità che per la partecipazione, conquistando tutte le regioni del nostro Paese.
gli insegnanti, gli studenti, il Ministero della Difesa, le istituzioni democratiche, le associazioni combattentistiche e partigiane hanno dimostrato sin dall'inizio di credere in questo progetto, contribuendo al suo sviluppo e consentendogli di divenire soggetto di interesse storico-culturale a livello nazionale. Il 29 aprile la nostra associazione compirà 106 anni. Per oltre un secolo di vita essa ha posto al centro della propria azione la difesa dei valori della pace, della solidarietà e della fratellanza, condizione essenziale per la realizzazione di una politica di giustizia sociale. In parallelo ha insegnato a fare memoria sui drammi delle guerre passate e presenti affinché siano sconfitte e non abbiano più a ripetersi. Mi piace ricordare quando nell'anno 2012 a Chianciano, alla vigilia del 32esimo congresso nazionale, il presidente dell'AMMIG dell'Umbria, Remo Gasperini, mi raccontò che aveva avviato nella sua regione un progetto culturale rivolto alle scuole dal titolo Pietre della Memoria, ma era una sua ambizione che esso potesse divenire progetto di rilevanza nazionale. L'obiettivo principale che si poneva era quello di entrare in tutte le scuole di ordine e grado e far conoscere ai nostri giovani il significato delle testimonianze presenti su tutto il territorio nazionale, e cioè i monumenti celebrativi che ricordano le due grandi guerre mondiali, nonché le targhe, pietre, steli ed altro che ricordassero le gesta dei nostri soldati o semplici cittadini che per amor di patria sacrificarono la loro vita. Un sogno, un'idea alla quale è stata data forza e gambe per camminare e meritatamente ha fatto tanta strada e tanta ancora ne percorrerà. Un grazie ai ragazzi che seguono ed aiutano nell'importanza e il compito di far continuare a far memoria. Allora, eccoci qui in studio. Rina Cenerini. Sì. Classe 1926. Complimenti. Sì, grazie. Complimenti. Allora, grazie. Qui abbiamo il libro di Gennaro, e lo sfoglieremo, leggeremo qualcosa, perché vogliamo ripercorrere con lei, i tempi andati, i ricordi. Noi facciamo delle attività di memoria, quindi ricordiamo il periodo della guerra. E lei è una testimone di quel periodo, e si ricorda quello che succedeva allora in quel periodo. Cose non troppo belle, è vero? Ma, È vero. Vogliamo parlarne? Vogliamo ricordare un po' il passaggio, per esempio, dei tedeschi qui a Perugia? Mi risulta che, insomma, lei era giovane, ancora non conosceva Gennaro, no. Perché Gennaro l'ha conosciuto quando è tornato dalla guerra, e poi faremo il suo percorso. Sì. Lei era giovane, aveva 18 anni, e i tedeschi che volevano? Che cosa volevano fare? Volevano portarla via, mi ha raccontato? Sì. Come mai? Non lo so, sono passati da lì. Era tardi di sera, sì. E volevano mangiare qualcosa, sì. E gli hanno cotto le uova, almeno i contadini ce l'hanno le uova, no? Sì. Uova sode? Erano sode oppure no? In camicia come? No, sono tegami. Sono tegami, uova, sì, al tegame, sì, bene. Sì. E poi sono voluti andare a dormire sul letto. Sì, vostro? Loro, dei miei cugini. Sì, erano, sì, contadini, perché anche noi eravamo sfollati. Ah, eravate a casa dei cugini voi? A casa dei cugini. Dei cugini. Sì. E, insomma, hanno mangiato e sono andati a dormire. E hanno detto che ci dovevano preparare le ragazze, le due ragazze. Ero io e la nipote mia. Perché volevano... Io avevo 18 anni, la mia nipote ce ne aveva 15. Quindi volevano portarvi via, sì, con loro? Dici, domani mattina, adesso andavano a dormire. Sì. Dici, domani mattina che siano pronte, che le devono venire via con noi. Ecco. E loro non sapevano che fa, poverini. Certo. E che è successo? I fucili erano tutti nascosti, sì. Sapevano i fucili, sì, però... Potevano tirare fuori i fucili. I suoi parenti, ecco, no, certo. Allora hanno pensato... Hanno pensato di fare qualcosa per difendermi. La cucina era grande, i contadini sono con le cucine grandi. Certo. E hanno pensato di portare gli attrezzi da... Quelli della stalla, del fienile, i forconi. I forconi, quindi sì, le falci. Sì, le falci. Le falci. Quando sono alzati dopo loro,
Quando si sono alzati i tedeschi, hanno visto questa gente con questi attrezzi. La cucina piena di quei attrezzi paurosi. Certo. Perché le falcifienaie, poi sono quelle grandi. Quelle grandi, sì, le falcifienaie. E quindi hanno lasciato. Hanno cambiato idea. E quindi la Rina è rimasta qui aspettando il Gennaro. Allora, questo libro, il nonno racconta, del quale vediamo la copertina, è uno spaccato della vita, è un carnet di voyage fantastico perché Alfredo l'avete scritto insieme, i figli al padre, se non sbaglio, è vero? Praticamente lui ha accumulato quei documenti portati dalla Germania, portati dai campi di concentramento, tutto quello che è sul libro l'aveva nel suo armadio della camera. Poi, comprando un quadernone a righe, ha cominciato a scrivere questi ricordi nel tempo. Il suo desiderio era quello di scrivere un libro. Noi figli, io sono il più piccolo di tre, cioè Enzo e Luciana, l'abbiamo aiutato a comporre questo collage, abbiamo fatto poco perché più l'ha fatto lui, e abbiamo realizzato questo libro, e lui era per lui era un vanto. In occasione del suo 80° compleanno, se non sbaglio, è venuta fuori in un pranzo di famiglia e una nipote che l'ha stimolato dice: devo scrivere di te, nonno, e allora lui ha cominciato a fare questo libro. Sì. E prima di arrivare al periodo bellico, va bene, e questo il carnet ci offre degli spaccati interessanti della vita di allora. Mauro, leggo un passaggio, un episodio, dice Gennaro, un episodio che mi piace ricordare. Al mio caro compagno Giuseppe, i genitori non permettevano di andare a ballare la notte e allora interveniva la sorellina Gina, che al mio arrivo gettava il suo abito buono dalla finestra della camera, lui andava nella stalla, si cambiava, nascondeva tutto e si partiva. Poi al ritorno la Gina era pronta ad aprire la finestra per far rientrare il Giuseppe in camera senza che i genitori se ne accorgessero. Ecco, queste cose, Mauro, succedono anche oggi, dici, oppure non c'è bisogno. Sono vere queste. E quindi parte proprio dagli episodi della... Abitavano vicini. Ecco. E c'erano delle situazioni molto molto carine, per esempio il Segalavecchia, se la ricorda il Segalavecchia? Sì, sì. Ecco, era un'abitudine dei ragazzi di una volta, dice Gennaro, alla Quaresima si usciva a formare delle squadre per andare di casa in casa a segare la vecchia, che è un modo molto locale, forse c'è anche altrove questo. Sì, la squadra era composta da un fisarmonicista, un vecchio, vecchia, due giovani fidanzati in procinto di sposarsi, un prete, un dottore, due squadratori di grossi tronchi, quindi falegnami, e due segantini con una voluminosa sega, una signora che portava il canestro per la raccolta delle uova, un signore con un somarello con due barili per la raccolta del vino. Quindi vino, carne, di tutto. Facevano il giro di queste case coloniche e radunavano un sacco di roba. E poi si mangiava tutti insieme, giusto? Ecco. Sì, sì. Questi sono ricordi, diciamo, della vita comune. Gennaro, a un certo punto, era all'età del militare, è dovuto partire. Ed è partito per Zara. Ecco. C'è qualcosa che vuoi sottolineare o leggiamo ancora qualcosa? Vediamo la foto intanto di Gennaro in divisa, impettito, bello, tutto nell'anno 1938, doveva partire. Non ha negato Gennaro che all'epoca erano tutti ragazzi obbedienti al potere del momento, perché non c'era alternativa. Poi nel corso della sua vita Gennaro ha preso un'altra strada, ovviamente, e ha pagato con la
prigionia, quest'altra strada. E Gennaro è partito nel 1938, destinazione Zara. È un viaggio abbastanza tribolato. Comunque è arrivato a Zara e lui non parla male di questa Zara, è vero? No. Sì, non parla male, è vero. Perché si è trovato lì con altri perugini, e ha avuto un rapporto con altri perugini, e la cosa curiosa è che la racconti tu, è quella della patente o del fatto che lui si è professato autista, mentre invece era semplicemente contadino. Questo perché? Perché gli è stato detto di professarsi autista perché avevano un trattamento migliore. E lui vediamo sulla macchina con i colleghi a tavola, è un libro con anche importanti fotografie. Lui era all'11 gennaio di Pasquale, matricola 1130 della seconda compagnia mista del Genio, era nel Genio Gennaro. Io vorrei leggere ancora qualcos'altro. Passiamo rapidamente bypassiamo il periodo del militare per arrivare all'armistizio, per arrivare al periodo più brutto. Quando dice Gennaro, Badoglio ci abbandonò al maledetto destino, e anche a Zara cominciarono ad esserci ovviamente problemi. A Zara le truppe tedesche erano poche, per paura di una nostra reazione ci fecero tante promesse, come per esempio che saremmo rimasti a presidiare Zara e che nessuno ci avrebbe spostato, ma appena arrivarono rinforzi ci dissero di scegliere o con loro o in campo di concentramento. E lì facemmo, lui dice, in quel momento il primo sbaglio, perché la maggioranza decise per il campo di concentramento, convinti che di lì a poco la guerra sarebbe finita, cosa che invece non è successa. Allora, noi possiamo adesso fermarci un attimo in questo racconto, e Rina nel frattempo era a casa, è vero? E viveva da lontano la guerra, per fortuna. Io? Ecco, certo. Sì. E non conosceva ancora Gennaro? No. Qualche altro ragazzo? Quando è tornato lui, che è finita la guerra, sì? Insomma, la mamma mia faceva i quadri, le immagini. Dipingeva? No, con la foto. Sì? Faceva faceva dei collaggi. E tutto l'intorno. Sì? Allora, sposava la sorella del mio marito. Sì. I genitori sono venuti da mia madre a ordinare questi quadri, perché usava che mettevano da cappalletto in camera. Sì, no? Con le foto. Lei componeva questi quadri con dell'immagine della Madonna. Della Madonna, ho capito. Sì. Ecco. Allora, quando è venuto dopo è diventato il mio socero, il babbo del mio marito, e a ordinare, dopo è venuto a prenderli mio marito. Gennaro, che ancora non era suo marito. Che ancora non conosceva. Era tornato da poco. Sì. Dalla guerra, dal fronte, sì. Sì. Dalla prigionia. Allora, quando sono entrato, quando è entrato in casa, c'era una bicicletta fuori, da donna, nuova, bella, mi ha fatto gola, visto quella bicicletta. Bella bicicletta, sì, era nuova, di chi è questa bicicletta? Sono entrata e ho visto questo ragazzo, era venuto a prendere i quadri che aveva ordinato. La bicicletta era del ragazzo? Era del ragazzo. E che impressione ha avuto? È stato un colpo di fulmine? Male. Dopo si è presentato, dopo lui è venuto, questo era venerdì, mi ricordo, sì, quando sposava il sabato. Sì. La domenica lui dopo è venuto a Messa Pantano, sì, ha portato la bomboniera, sì, ci ha portato, perché sì, ho fatto i quadri, la mamma non ha voluto niente, e perché erano amici. Regalo era la bomboniera. Erano amici. Certo, erano amici. Allora nel modo come mi ha dato la bomboniera ho capito chi interessavo. Ecco.
Okay. E lì comincia. Poi continuiamo dopo a raccontarla questa cosa. Sì. Continuiamo dopo. Allora, ci colleghiamo adesso con San Bonifacio, in provincia di Verona, con l'Istituto Luciano Dal Cero, che è una delle 94 scuole che quest'anno ha partecipato al concorso Esploratori della Memoria. Con noi sono i professori Giovanni Tosi, Paola Guerra, Chiara Masconale, e ci sono anche due studentesse che ci racconteranno la loro esperienza, il loro carnet de voyage per questa edizione del concorso Esploratori della Memoria e soprattutto per Archivissima. Professoressa Guerra, apre lei il discorso? Intanto ringrazio a nome del dirigente scolastico, degli studenti, delle studentesse e dei docenti per l'opportunità di poter presentare questo progetto che ha richiesto molto impegno e tante energie, ma anche che ci sta, direi, gratificando molto, che è appunto il Sentiero della Memoria di Vestena Nova. Per comprendere il progetto Il Sentiero della Memoria di Vestena Nova e la mole di materiale che ha richiesto per la sua realizzazione, occorre partire da un vasto progetto che è iniziato 2 anni fa nel nostro istituto e che ha avuto come fulcro di ricerca storica la Resistenza nella Vallata d'Alpone. Nella Vallata d'Alpone per 2 ragioni. Innanzitutto perché per l'area veronese è una vallata estremamente interessante per quanto riguarda la complessa pagina della Resistenza, e poi perché è un'area di provenienza dei nostri studenti e quindi questo ovviamente li avvicina ai luoghi del loro vissuto e al luogo, insomma, dove loro abitano, e quindi c'è anche questo stretto legame con il territorio. Questo viaggio nella memoria, come appunto ricorda il contest a cui è dedicato, insomma, appunto Archivissima quest'anno, quindi questo carnet de voyage, il nostro viaggio nella memoria, è partito da una fonte materiale che è il lapidario che è presente in Piazza dei Martiri a Monteforte d'Alpone, che riporta i nomi di tutte le vittime dei terribili anni 1943-1945. A questa fonte materiale si sono aggiunte le fonti orali. Con gli studenti abbiamo raccolto e cercato i volti e raccolte le voci dei testimoni, dei sopravvissuti o dei parenti che avevano vissuto, insomma, i rastrellamenti e i tragici eventi di quel periodo. Fonti orali che i ragazzi poi trascrivevano e comparavano con le fonti scritte. Quindi eccoci qua che arriviamo quindi all'archivio. L'archivio di Stato di Verona e l'archivio dell'Istituto della Resistenza veronese sono state per noi le risorse principali. I ragazzi hanno vissuto con noi tutte le fasi della ricerca storica, quindi sono venuti, insomma, in questi luoghi, in questi archivi. Il lavoro è stato lungo e, come sa bene chi, insomma, frequenta questi luoghi, non tutte le giornate erano ugualmente fruttuose, ma si sono rivelati comunque degli scrigni estremamente importanti. Ci hanno dato, abbiamo trovato, insomma, lettere, articoli di giornale, verbali, telegrammi, schede di vario tipo, talvolta anche fotografie, che noi appunto abbiamo poi minuziosamente fotografato, raccolto, archiviato per poter ricostruire i drammatici fatti di questi periodi nella, appunto, vallata. Fare didattica nell'archivio è una sfida. I documenti non parlano da soli, è fondamentale il lavoro di mediazione del docente nel reperimento, nell'interpretazione e nell'analisi dei documenti, ma dobbiamo veramente riscontrare nei ragazzi un grande entusiasmo. Le giornate erano partecipate, un'esperienza assolutamente immergente, e gli studenti ricercatori hanno veramente così potuto, a nostro avviso, avere una visione della storia intanto come pagina complessa e non certo, insomma, così facile da risolvere, ecco, in posizioni, ecco, radicali, ma insomma veramente una pagina da analizzare, un senso critico sicuramente maggiore. E vorrei anche aggiungere, insomma, una disciplina come la storia che ha riacquisito un certo fascino, cosa che talvolta, insomma, dalle aule, dalla cattedra, ai banchi non è sempre possibile fare. Invece noi, insomma, direi che siamo scesi dalla cattedra e abbiamo cercato con i nostri studenti in questo appunto progetto. Questa appunto ampia progettualità è partita dalla figura di Luciano Dal Cero, a cui il nostro istituto è dedicato, un giovane eroe della Resistenza. Dal paese di Luciano Dal Cero ci siamo poi mossi appunto nella vallata, quindi Monteforte d'Alpone, Monte Chia di Crosara, San Giovanni Larione e appunto poi Vestena Nova.
Perché Vestenanova? Vestenanova perché è l'unico comune del tutto il Veronese ad essere stato insignito della medaglia di bronzo al valor militare per quanto concerne gli eccidi tragici degli anni appunto 43-45. Quindi un luogo che ci ha offerto veramente tantissimo materiale, tantissime storie, e da cui appunto è nato dapprima un docufilm di circa un'ora e mezza, poi una pubblicazione. Abbiamo avuto uno stretto rapporto con tutti gli enti locali, per cui abbiamo fatto delle serate sia a Monteforte che appunto anche a Soave, in altre insomma località, quindi i rapporti con gli enti, con le amministrazioni si sono intensificati, e quindi a un certo punto c'era parso doveroso che queste vicende, queste storie trovassero posto nei luoghi in cui erano avvenute, e quindi che ci fosse proprio in queste contrade, proprio in questi luoghi di Vestenanova, un richiamo, una forte testimonianza, una ricostruzione rigorosa, una pietra, insomma, ecco, della memoria che accompagnasse questo appunto cammino, questo viaggio nel sentiero. Bene, professor Tosi. Sì, buongiorno. Questo viaggio della memoria, che per lungo tempo era stato custodito dalla comunità di Vestenanova, poteva, a nostro avviso, diventare proprio un patrimonio culturale condiviso da una comunità più ampia, fatta di associazioni, di scuole, di enti di varia natura. E sarebbe diventato anche più efficace se il visitatore fosse stato accompagnato su questi luoghi dei eccidi, in cui magari le stesse vittime, attraverso la voce dei ragazzi e le testimonianze raccolte, raccontassero proprio i fatti vissuti tragici. Per cui nasce questa idea di valorizzare questo territorio attraverso un itinerario che, oltre all'aspetto naturalistico, ecco, ricordiamo che siamo nell'alta Val d'Alpone, potesse veramente diventare un viaggio di una memoria proprio immersiva, per cui la realizzazione dei contenuti e il successivo allestimento anche di 12 pannelli, che potevano essere piccoli taccuini su cui leggere fatti anche in lingua, potessero poi essere anche ulteriormente approfonditi mediante una tecnologia di QR code con sequenze video, con sottotitoli in inglese, e una galleria fotografica sempre accompagnati da una cartina orientativa del percorso. Ecco. La forza di questa iniziativa è data soprattutto da un coordinamento di un team di docenti che si è messo a disposizione per questa iniziativa e ha valorizzato competenze e abilità proprio dell'intero gruppo degli studenti, i quali veramente si sono messi in gioco in una molteplicità di compiti. Ecco, ricordo anch'io la sinergia importante degli enti territoriali, in primo luogo la Proloco, proprio perché attraverso di loro proprio si è concretizzata materialmente l'iniziativa, che ricordiamo già da alcuni mesi è occasione anche di uscite didattiche e anche di iniziative legate proprio al turismo lento. A questo punto io lascio la parola alla collega Chiara per fare anche questa domanda, ma come possiamo, appunto, perché è stata inserita anche questa materiale in lingua, Chiara? Ciascun pannello presente lungo il sentiero della memoria è stato tradotto sotto la supervisione delle insegnanti referenti di lingua inglese e tedesca nelle due lingue, quindi appunto lingua inglese e lingua tedesca, per fare in modo di rendere accessibile e anche fruibile questo sentiero della memoria anche per i turisti stranieri. Più in particolare, la traduzione in lingua tedesca è stata pensata per i molti turisti germanofoni che frequentano il nostro territorio, mentre la lingua inglese è stata utilizzata come lingua internazionale per rendere il percorso accessibile a tutti i turisti stranieri che intendano percorrere il nostro sentiero della memoria. Per questo stesso motivo abbiamo proprio pensato di inserire anche i sottotitoli nei video che si aprono attraverso i QR code, in modo che anche questi video siano poi accessibili in maniera piuttosto semplice dai turisti che intendano visionarli. Si è cercato dunque di creare un percorso che fosse plurilingue, che potesse valorizzare e rendere appetibile il sentiero della memoria non solo per i turisti italiani che intendano percorrerlo, ma anche per quelli stranieri che magari non conoscono la storia e il significato di questo percorso all'inizio, no? Prima di svolgerlo, di realizzarlo, ma che vengono accompagnati nel racconto di quanto avvenuto attraverso questi 12 pannelli che sono disseminati lungo tutto il percorso del sentiero della memoria di Vestenanova.
A questo punto passerei la parola a Letizia, una studentessa del nostro istituto che ha lavorato a questo grande progetto, in modo che vi racconti la sua esperienza di studentessa. Allora, sostanzialmente questa esperienza è stata inserita nel PCTO, quindi tengo a precisare che comunque trattandosi di un istituto tecnico potrebbe sembrare alquanto insolito, diciamo, lo svolgimento di un tale progetto per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, perché solitamente le esperienze sono di tipo aziendale, diciamo più inerente all'indirizzo di fatto. Cioè, nonostante del progetto storico abbiamo comunque apprezzato tantissimo la possibilità di studiare la storia in maniera innovativa, diciamo il taglio umanistico storico presente e che coinvolge anche l'educazione civica, quindi di questo PCTO che non va assolutamente trascurato nemmeno in un istituto tecnologico. Quindi da valorizzare anche la stretta aderenza con il territorio, di fatto che merita di essere meglio conosciuto perché è appunto lo spazio in cui viviamo, in cui ci muoviamo. In effetti il percorso delle competenze trasversali non per niente contiene anche la parola orientamento. Di fatto perciò in vista anche del nostro futuro, questo tipo di esperienze offrono appunto una grande occasione, quella di allargare le nostre conoscenze, le nostre abilità, di trasmetterci valori civici da condividere appunto nel gruppo, con i compagni, di dare un più ampio ventaglio, diciamo, alle future opportunità correlate. Quindi ben venga un orientamento di questo tipo a 360 gradi che coinvolge appunto noi studenti e allarga le nostre prospettive non in termini strettamente tecnici, ma come persone pensanti e cittadini più consapevoli. Quindi adesso vorrei lasciare la parola alla mia compagna, Alison, che parlerà invece sempre di questa esperienza e di quello che le ha lasciato. Allora, io in quanto studentessa parlerò di quella che è stata la mia esperienza personale nella realizzazione di questo progetto. All'inizio avevo tante aspettative, ma nessuna certezza. C'era la voglia di mettermi in gioco e dimostrare a me stessa quali sono le mie conoscenze e abilità, senza sapere se sarebbero state sufficienti. Puntavo a una crescita personale, a migliorare le mie capacità di lavorare in gruppo e conoscere nuove persone e luoghi. Una volta concluso il progetto, posso dire che ogni aspettativa è stata superata. Personalmente mi sono ritrovata molto coinvolta emotivamente per gli eventi trattati. Ho conosciuto un nuovo modo di affrontare la storia, diversa dai libri a cui sono abituata a scuola, e soprattutto mi sono resa conto che la storia è una disciplina davvero molto complessa, specialmente se si parla di periodi storici di cui si conosce poco e di cui il nostro territorio conosce soprattutto poco. In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno dello scorso anno, il nostro istituto ha organizzato insieme al Comune di Bestenanova l'inaugurazione di questo sentiero e personalmente mi sento quasi in difficoltà a descrivere quanto io personalmente, ma nel complesso noi come gruppo di studenti, ci siamo sentiti fieri e orgogliosi del lavoro svolto, soprattutto nel vedere come così tante persone siano state riconoscenti nei nostri confronti per appunto aver dato una storia alle vittime civili della nostra vallata, ma soprattutto io mi sento orgogliosa e grata soprattutto di aver avuto l'opportunità di dare un contributo nel mio piccolo a lasciare un segno nel nostro territorio e aiutare le generazioni future così a non dimenticare di ricordare. Bene, e Mauro, una cosa molto interessante da parte delle scuole, e sono tante le scuole che fanno questi lavori. Ma è molto toccante sentire le alunne. Certo, veramente. Alison e Letizia, sì. Sì. Hanno messo cuore in quello che facevano, si vede che l'hanno fatto con vera passione e mi fa specie che parlassero loro di generazioni future, quindi andranno avanti questi progetti anche molto dopo di noi. Questo è molto bello. Bene, salutiamo il professor Tosi, le professoresse Guerra e Masconale, le ragazze studentesse Alison e Letizia e torniamo qui in studio. Riprendiamo il nostro carnet, Rina, per il nostro carnet, perché ancora c'è qualcosa da dire. Io volevo leggere un tratto di questo carnet scritto da Gennaro, e che riguarda un momento della sua
della sua prigionia. La mattina sveglia alle ore 5, una tazza di tè e inquadrati raggiungevamo a piedi la miniera, dove ci davano le lampade e un ascensore ci portava sul posto di lavoro. A mezzogiorno ci riunivamo in un grande salone dove i tedeschi mangiavano e noi lì a guardare. Alle 13 al grido «Los, los, arbeiten!» Forza, forza, lavorare, noi rispondevamo nix essen, nix arbeiten, cioè niente mangiare, niente lavorare. Loro rispondevano mangiare maccheroni, badoglio gut, buoni, e così demoralizzati riprendevamo il lavoro. Queste sono cose successe, non, cioè uno dice, racconta, dice la guerra, prigionieri, poi chi era lì viveva altre situazioni. Già. E Gennaro, quando era in prigionia, passava il tempo anche facendo una storia, un carnet di voyage dentro scritta sopra una gavetta, che adesso vediamo nell'immagine. E aveva scritto il suo percorso, se non sbaglio, tante cose, nomi, date, anche così frasi che lo aiutavano a passare il tempo. E un ricordo che Gennaro ha voluto lasciare qui a Lanmi, che questa è una cosa molto bella, perché lo conserviamo noi qui a Lanmi, che adesso stiamo facendoci un lavoro su questa gavetta per valorizzarla ancora di più, una riproduzione grafica molto molto interessante, quella che avete, tridimensionale, sì, e che verrà messa, e per questo motivo adesso non ce l'abbiamo più fisicamente, grazie, perché grazie. Sta facendo questo lavoro. Allora Rina, dobbiamo arrivare al matrimonio, perché ce lo deve raccontare, però io voglio tratteggiare la figura di Gennaro leggendo una lettera che è stata mandata da un suo compagno di prigionia mandata alla famiglia, alla sua mamma. Questo compagno di prigionia di Gennaro così scrive: ho conosciuto un compagno di Capocavallo, un certo Alunni Gennaro, un ragazzo dal cuore d'oro, il quale, sino dal primo giorno che mi ha conosciuto, disinteressatamente e tutto a sue spese, non ha fatto che aiutarmi. Tutte le sere abbiamo cenato assieme, o una zuppetta di verdure, o un purè di patate, o una minestrina, quindi faceva tutto lui, ci pensava tutto lui. Non saprò mai come sdebitarmi con lui, e se Dio mi concederà la grazia di rivederlo a Perugia, lo ringrazierò. È successo questo, si sono rivisti e adesso non si sono rivisti ancora. Purtroppo mio padre in prigionia faceva l'autista, sì? Quell'autista, certo, di cui abbiamo parlato prima, e l'avevano messo a consegnare del cibo. Sì. E allora lui nascondeva del cibo quando andava a trovare e glielo dava. Gli ha permesso di sopravvivere un po' di più, perché lui era malato dalla miniera. Battini. E stava molto male. Lui è morto lì. È morto. Per cui diciamo non ci sono potuti incontrare. L'ha aiutato fino a che poteva e dopo però purtroppo. Ebbene, questa lettera è una testimonianza. Allora, Rina, arriviamo al momento bello. È il momento bello del matrimonio. Cioè, dopo che vi siete incontrati, riprendiamo il carnet dove l'abbiamo lasciato, la bicicletta, la bomboniera, sì, lo sguardo, che cosa è successo? Che le ha chiesto di sposarla, giusto? Ad una condizione, che dovessero le nozze si dovevano celebrare entro 2 anni, e invece lei non voleva. Non era pronta? Non ero pronta. Però che è successo? Poi ha mollato, poi ha ceduto, sì. Sì, perché, dopo un anno, sì, vi siete sposati. Perché c'aveva la mamma senza un braccio. La mamma senza un braccio. E la sorella
sposò anche la sorella dopo la guerra. Ho capito. È stato uno dei primi matrimoni dopo la guerra. Sì. Una festa di paese bellissima. Sì, eh? Sì. Noi magari vediamo la foto anche che è sulla copertina. Sì, sì. Rivediamo questa foto. Ecco, a sinistra c'è Gennaro e al suo fianco c'è Rina, che adesso sì, era inverno, ha splendidi capelli bianchi e una volta aveva splendidi capelli neri, giusto? Sì, è vero. Cosa ricorda di questa festa e di Gennaro? Oh, beh, una cosa bellissima. Bellissima? Sì. Tanta gente? Tanta gente, sì. Amore vero? Sì, sì. E che è durato tanti anni e che è stato produttivo. Tre figli. Gennaro in questo libro scrive... C'ho 13 pronipoti. 13 addirittura. Pronipoti. Gennaro scrive l'orgoglio di essere in una famiglia, in una grande famiglia unita di persone per bene. Perché lui ci teneva tanto. Gennaro è stato premiato con una medaglia d'oro da Lammig insieme a tanti altri, sì, a tanti altri invalidi di guerra, perché lui è tornato invalido di guerra. Sì, poi quando è tornato ha fatto una bella carriera, è entrato in Rai, ha lavorato in Rai, lavorava con le televisioni, con le foto. Bene. Ecco, quindi è una persona, è stata una persona molto, molto attiva, non solo. Si è dato da fare molto in tempo di guerra, perché nel libro c'è scritto che lui... solo la quinta elementare, ecco, quinta elementare, ma sveglio parecchio, perché aveva cominciato a prendere rapporti con tutti i compagni, purtroppo di sventura, e ci aveva sempre iniziative di grande interesse. Quindi il carnet de voyage di Gennaro Alunni è di grande interesse, e questo libro sembra così di dimensioni modeste, invece ha un contenuto veramente importante. Mauro, tu lo conosci, vero? Sì, sì, molto. L'ho anche risfogliato ultimamente. Una cosa che mi ha colpito è la quarta di copertina, dove c'è Gennaro e dietro una cartina della Jugoslavia. In primo, al centro, Benkovac. Mi ha ricordato la località dove fu arrestato mio padre dai tedeschi e fu deportato in Germania, perché anche lui era da quelle parti lì, purtroppo, ecco, dopo l'8 settembre. Dobbiamo dire che tutti i nostri genitori, anche mio padre, ricordo Serafino, che era prigioniero in Germania, anche lui nelle miniere a fare questo lavoro infame. Anche lui è tornato, ha vissuto a lungo anche lui, fino a 92 anni, e mi ha raccontato spesso le sue vicende. Allora, adesso abbiamo chiuso questo carnet de voyage, ma poi ci saluteremo alla fine, e la scaletta prevede un collegamento con una scuola di CPA di montagna. Roberta, ce la vuoi presentare tu? Siamo collegati con la scuola di montagna? La scuola CPA 3 di montagna di Castel di Casio, quindi è una scuola per adulti che si trova nell'Appennino bolognese, è presente. E ci racconterà il proprio itinerario di viaggio nello spazio e nel tempo, realizzato a partire dal 2018, anno in cui hanno iniziato a partecipare al concorso Esploratori della Memoria. Hanno iniziato censendo pietre dell'Alta Valle del Reno, nell'Appennino bolognese, che parlavano di queste aspere lotte per la libertà che videro affiancati i partigiani alle truppe di americani e di brasiliani combattenti in quel luogo. E quindi hanno studiato la storia del nostro paese a partire dai luoghi in cui oggi loro vivono, perché questi sono studenti e studentesse di altri luoghi, vengono da paesi diversi, molti di loro vengono da paesi diversi dall'Italia, e quindi hanno vissuto probabilmente nella loro vita esperienze storiche diverse. E quindi questa attività ha in qualche modo, io penso, stimolato il loro desiderio di raccontarsi e di collegare appunto
con una prospettiva di scambio interculturale che noi della Commissione dell'Emilia Romagna abbiamo valutato con un particolare riconoscimento. Ecco, però nell'ultimo anno, proprio questo, gli studenti hanno aggiunto la traduzione dei contenuti che già avevano inserito nelle schede censite negli anni precedenti, la traduzione nelle loro lingue, quindi in tante lingue, c'è il Punjab, c'è lo spagnolo, c'è l'arabo, c'è l'inglese, c'è anche il polacco, e quindi sono integrazioni date dalle loro competenze linguistiche, in modo tale da collegare la storia locale con quella di origine degli studenti, ma al tempo stesso per produrre un lavoro utile per gli studenti, ma anche per i turisti, per gli studiosi stranieri che trovano nel sito Pietre della Memoria queste informazioni storiche, sia riguardanti le testimonianze lapidee che gli eventi storici ad esse collegati. Io ho concluso, vorrei solamente presentare il professore Alessandro Borri, che ha condotto attraverso gli anni questo lavoro, e è presente la dirigente Elisabetta Morselli per parlarci di questa loro bella e importante esperienza. E sono contentissimo di essere qua, anche per fare conoscere un po' la realtà di questa scuola. Il CPA è l'acronimo di Centro Provinciale di Istruzione per Adulti, sono scuole ministeriali per l'istruzione degli adulti, e sono scuole dislocate su tutto il territorio nazionale, sono 108, e si occupano di lingua italiana per stranieri e percorsi di primo e secondo periodo didattico, cioè la ex licenza media e il biennio di scuola superiore. E sono scuole pensate proprio per, da un lato, permettere agli adulti di sviluppare delle competenze e rientrare in formazione, e dall'altro anche per permettere poi agli studenti stranieri di imparare e conoscere la lingua e la cultura italiana. Oggi non sarà con noi la preside perché è impegnata in un'altra scuola, lei ha una reggenza, però c'è una studentessa che ha partecipato al nostro percorso e quindi magari dopo può anche intervenire. E sono in classe con i miei studenti, poi eventualmente dopo ve li faccio anche vedere. È una scuola, è una classe multilingue, multiculturale, nel senso che tutti gli studenti vengono da paesi diversi, si va dalla Francia all'Ucraina, si va dal Brasile all'Afghanistan, al Marocco, al Venezuela, quindi insomma c'è un po' tutto il mondo all'interno di questa classe. E negli anni abbiamo deciso di partecipare a questo tipo di progetto perché ci permette di intanto conoscere il nostro luogo. È un'occasione censire le pietre per conoscere i luoghi dove queste persone, questi studenti molto spesso abitano. E penso che la cosa interessante di tutto il percorso è il fatto che permetta agli studenti di esercitare davvero la cittadinanza, perché molto spesso il termine cittadinanza è legato soprattutto così a una pratica, la pratica per ottenere la cittadinanza, ma ritengo che invece debbano essere date delle possibilità proprio per esercitare la cittadinanza, e una di queste può essere quella di conoscere realmente il territorio in cui si vive, anche perché se no il rischio, come dicevo già anche in altri collegamenti, è che queste persone vivano un luogo ma in maniera molto molto superficiale, cioè magari hanno la casa ma poi vivono, magari lavorano a Bologna o a Firenze o a Prato, e quindi diventano solamente dei luoghi dormitorio. E invece questa occasione ha permesso a moltissimi di loro di studiare che cosa è accaduto nel territorio dell'Alta Valle del Reno, e nello stesso tempo anche di
arricchire questo tipo di conoscenza con le loro esperienze. Dopo ci sarà una studentessa, per esempio, che vi parlerà di che cosa ha mosso, per esempio, che cosa ha smosso in lei lo studiare, per esempio, un luogo di una strage nazifascista che c'è stato sull'Appennino tosco-emiliano. Si sono aperte, diciamo, delle connessioni, si sono aperti dei collegamenti anche con altre esperienze vissute proprio direttamente dagli studenti, e questo penso che sia un elemento di grande davvero arricchimento per tutta la comunità scolastica. Noi abbiamo iniziato, come diceva prima la collega, iniziando a censire alcuni monumenti del territorio dell'Alta Valle del Reno. Si tratta soprattutto di monumenti dedicati a personaggi che comunque hanno avuto un ruolo importante nella resistenza di questo territorio. Non dimentichiamoci che siamo sull'Appennino tosco-emiliano, siamo vicino a Marzabotto, quindi anche un territorio che comunque ha conosciuto delle tappe particolarmente difficili, sanguinose proprio anche della loro storia. E questo tipo di lavoro ci ha permesso di lavorare sulla storia, ma ci ha permesso anche di lavorare sulla lingua italiana, perché comunque la lingua per lo studio è uno dei grandi scogli che molto spesso i nostri studenti hanno, e quindi bisogna comunque sviluppare una certa anche una certa conoscenza e anche una serie di competenze che sono di un certo tipo, di un certo livello. Nell'ultimo anno abbiamo poi anche deciso di arricchire la proposta, portando avanti, intrecciando questo tipo di progetto con un altro progetto che caratterizza la nostra scuola, che è quella dell'attenzione al plurilinguismo. Quando si parla di plurilinguismo intendiamo soprattutto che cosa? La valorizzazione dei repertori linguistici che i nostri studenti hanno, che è una valorizzazione importante, perché mantenere la propria lingua significa mantenere anche i contatti con la propria cultura, e avere anche degli strumenti che permettano molto spesso di capire la nuova cultura che, per esempio, che loro stessi stanno incontrando all'interno del territorio italiano. Quindi abbiamo deciso di fare che cosa? Di lavorare sulle pietre e nello stesso tempo poi tradurre queste pietre nelle lingue presenti all'interno delle classi. Si tratta di un lavoro che è iniziato. Abbiamo fatto, per esempio, alcune traduzioni in Punjabi, in arabo, in inglese, per esempio, in spagnolo, e adesso poi continueranno queste traduzioni, con il fine di facilitare intanto la conoscenza di questo lavoro che è stato fatto dagli studenti anche a parenti, amici degli studenti stessi, quindi diciamo una sorta di effetto moltiplicatore. Ma anche perché è un territorio questo che si sta impegnando molto, soprattutto su un certo tipo di turismo, che è un turismo lento, il turismo in bicicletta, il turismo che permette di fare anche dei sentieri, dei percorsi anche della memoria, come quello che ci ha riguardato. E quindi diamo la possibilità anche a chi viene da lontano e che parla magari delle lingue diverse di avere, diciamo, una traduzione in lingua madre di questi eventi che sono stati riportati all'interno delle pietre. Questo è stato un po' il nostro obiettivo. Un lavoro su cui noi abbiamo pensato, insomma, di continuare questo tipo di progetto anche nei prossimi anni. La nostra idea quest'altro anno, se tutto ci facilita e ci aiuta, perché insomma voi dovete immaginare che è una scuola che ha tutta una serie di complessità, molto spesso legate anche ai documenti degli studenti, al fatto che molto spesso sono in transito, in spostamento, però se tutto quanto va bene, la nostra idea è quella di trasformare i nostri studenti in guide delle pietre, e quindi prevedere una giornata o due nel corso dell'anno scolastico in cui loro diventano le guide del territorio, usando la lingua italiana quando avranno a che fare con persone che vengono a visitare le pietre in italiani, o usando magari altre lingue che hanno a disposizione. Questo è il nostro grande, grande obiettivo che ci accompagna. Se siete d'accordo? No, è una cosa, è una fucina di idee, professore, perché questo viaggio delle pietre nella
delle nostre pietre, della nostra storia, nella storia delle persone che ospitiamo è già di per sé un aspetto di estremo interesse, molto interessante dal punto di vista didattico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista umano. E adesso magari sentiremo una sua studentessa, così ce lo descrive meglio. E questa successiva fase di fare degli studenti e delle guide, ma soprattutto nelle lingue di appartenenza, e questa è un'altra cosa bella che ci stuzzica, ci piace e che ovviamente terremo molto in considerazione. Vogliamo sentire adesso la sua studentessa, ci fa vedere la sua classe così bella, multietnica, multinazionale, multilinguistica, eh? Intanto vi faccio vedere la mia bellissima classe, ecco, di cui vado molto orgoglioso. Ecco, allora, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco. Così, faccio solo un giro. Dite solamente il paese di provenienza e il nome, vai. Mi chiamo Sanna, sono afghana. Mi chiamo afghana. Mi chiamo Oleg, io lascio dallo per. Sono Tunisia. Mi chiamo Hanan, sono marocchino. Mi chiamo Somia, sono marocchino. Mi chiamo Marwa, sono egiziana. Mi chiamo Nesha, sono marocchino. Mi chiamo Luis Eudi, sono venezuelano. Mi chiamo Dishan, sono indiano. Mi chiamo Vittorina, sono di Costa d'Ivoria, Africa. Mi chiamo Sabrina e vengo da Moldova. Mi chiamo Ravna e vengo dal Transnistria. Mi chiamo Sanna, sono marocchino. Mi chiamo Jacopo e vengo dall'Italia. Mi chiamo Maiara, sono brasiliano. Quindi insomma, vedete che... Bellissimi, bellissimi. Veramente, veramente dopo 11 anni di presenza come esploratore della memoria, questo veramente è un punto altissimo della nostra esperienza. Vogliamo sentire adesso una studentessa, professore? Sì, eccola. Vediamo qual è la sua esperienza, qual è la sua... Eccoci. Ciao a tutti, mi chiamo Giulia, ho 32 anni. Vengo dal Kosovo, ho 5 figli, sono sposata in Italia e vivo da 19 anni in Italia. Ho frequentato il CPA, ho frequentato anche il biennio, è stata un'esperienza bellissima. Poi abbiamo lavorato sulle pietre della memoria, abbiamo lavorato sulla strage di Biagioni, soprattutto perché è stata un'esperienza veramente immemorabile. Dovevamo fare queste bellissime panche che abbiamo immortalato sopra chiedendo un aiuto, un grido di aiuto perché per il futuro, per i giovani, soprattutto anche per i miei giovani perché ne ho 5 figli, dicendogli di non cadere sulla guerra che c'è stata, perché io l'ho vissuta. Io proprio sulla mia pelle sono una sopravvissuta della guerra, quindi nel Kosovo che c'è stata nel 1989-99, quindi la guerra ai quei tempi, io ci sono stata. È la guerra veramente una strage che non passa mai dalla testa, dalla memoria, rimane. E per questo abbiamo lavorato tanto sulle pietre della memoria, quindi Biagioni, Marzabotto, Bologna. Abbiamo cercato un po' dappertutto per quello che c'è stato le strage e tutto, anche l'Italia ha affrontato sulla Seconda Guerra Mondiale una devastazione bella forte, quindi abbiamo capito che questa cosa toccava ognuno di noi, ogni paese diverso del mondo, quindi anche adesso tutti quanti è stato un po' difficile per noi, per tutti i paesi. Grazie mille. Grazie mille a te, grazie a lei, madre di 5 figli. Mauro, queste sono esperienze fantastiche. Questo è un interessantissimo esempio di integrazione vera. Sì. Quando queste persone che sono qui, che si appassionano alla nostra storia, perché poi alla fine
i loro figli, sarà storia per loro, anche delle nuove generazioni. È veramente un bellissimo esempio, i miei complimenti personali, ma di tutto lo staff, di tutti noi, al professore che ha avuto questa bellissima idea. Grazie. Professor Borri, la ringraziamo per questo regalo che ci ha fatto, questo carnet di voyage molto, molto particolare, molto particolare, molto sentito, e le pietre che avete censito, tradotte in tutte le lingue, sono una cosa di grande interesse, e facilmente consultabili, come avete visto, cliccabili, sono le traduzioni di tutte le scritte, di tutte il contesto storico, e al prossimo anno quindi questo vostro step successivo di fare di questi studenti delle guide. Noi ringraziamo e chiudiamo il collegamento con il professor Borri del CPA Montagna di Castel di Casio, Bologna. Grazie e complimenti e buon lavoro, professore. Grazie a voi. Grazie. A presto. Prego. E quindi torniamo adesso in studio per un breve momento, perché dobbiamo passare la palla a Modena, va bene, perché adesso c'è da vedere un interessantissimo lavoro che tra i tanti che fanno a Modena, è un interessantissimo lavoro che riguarda proprio la memoria e quindi i carnet di viaggio particolari. Adriano, Roberta, a voi. Grazie Remo, grazie del collegamento, grazie della ospitalità. Ancora una volta siamo presenti qui nell'archivio. E vorrei ricordare semplicemente, molto brevemente, che questo archivio, che è di 80 metri lineari, quindi non è un archivio grandissimo, ma comunque contiene oltre 8.000 schede di mutilati e invalidi della prima e della seconda guerra mondiale. Questo archivio è stato sistemato dal 2010 nell'ambito del progetto Archivi a Modena, Archiviamo, che ha dato praticamente il via, è stata il progetto pilota che ha dato il via alla sistemazione degli archivi a livello di tutte le sezioni della regione Emilia-Romagna. Vorrei ricordare che l'Istituto dei Beni Culturali della regione, attualmente riassorbito all'interno della regione, ha finanziato già cinque archivi, la sistemazione di cinque archivi, ne sta finanziando altri due, tre quest'anno e l'anno prossimo. E poi ne rimangono ancora altri 4-5 da sistemare, e lo sistemeremo molto probabilmente, ci auguriamo che i finanziamenti continuino anche nel triennio successivo. Quindi è un lavoro che, nel quale crediamo molto, perché in definitiva, oltre alle sedi che sono patrimonio storico della nostra associazione, gli archivi sono il patrimonio sia storico sia il patrimonio morale dell'associazione. E su questi archivi, oltre che aver lavorato degli studiosi, ci stiamo lavorando anche noi per farli vivere. E fra l'altro, ogni volta che apriamo questi archivi, scopriamo delle cose eccellenti, eccezionali, stupefacenti, diciamo. Insieme alla nostra biblioteca, che attualmente abbiamo arricchito di oltre 1 miliardo di volumi, donati dall'erede, da Mauro Bompani, erede e figlio del nostro presidente storico Ezio Bompani. L'archivio che vedete alle mie spalle è stato dedicato a Maria Grazia Folloni, che è stata la mia vicepresidente, che purtroppo ci ha lasciato da poco tempo, che era entusiasta, è stata la prima signora delle pietre. Era entusiasta del lavoro e lei ha per tanti anni portato avanti il lavoro sull'archivio. Archivio, dicevo, che noi vogliamo che continui a vivere, perché il viaggio nel passato che noi facciamo sempre, ogni volta che apriamo questi faldoni, ci ha ricordato che noi abbiamo la necessità di mantenere viva la memoria della storia e diffonderla. Ora, uno dei sistemi che noi abbiamo ritenuto più idoneo, più anche più pratico, è quello di creare degli audio video che devono
in qualche modo ricordare attraverso sia delle fotografie sia delle parole che noi andiamo a raccogliere nell'archivio, che sentimenti che noi stessi abbiamo nel nostro animo. Noi siamo tutti figli di mutilati in valli di guerra, quindi sappiamo bene di che cosa si tratta. Questo ricordo, in particolare quest'anno il Cahier de Voyage, che è il tema di Attivissima, ci ricorda che tutti i nostri genitori che sono andati in guerra, sono stati feriti, hanno lasciato qualche parte del loro corpo o della loro anima in guerra, e sono tornati a casa, e spesso i ritorni, quindi il viaggio di ritorno, sono stati più dolorosi ancora della stessa vita militare che hanno vissuto. È per questo che noi abbiamo messo insieme tre audio video, di cui vedremo fra un attimo una specie di piccolo trailer. Il primo riguarda i ritorni, quindi i nostoi, come ci ricordano gli autori greci, e il secondo riguarda un nostro socio storico che purtroppo ci ha lasciato da qualche giorno e che ha rilasciato una bellissima, lunghissima intervista, di cui vedremo soltanto appena qualche piccolo brano, ricordando il suo viaggio di ritorno. Lui era un internato militare italiano in Germania, e quindi ha raccontato tutte le sue vicende. È morto a quasi 99 anni, Attilio Pradelli. Era ancora nel nostro consiglio direttivo, e molto attivo e molto sveglio. L'ultimo audio video che vedremo, e di cui vedremo un brano, è stato predisposto da Roberta Cavani, che è qui di fianco a me, che riguarda una sorpresa che ogni tanto ci capita di vedere nel nostro archivio. Vedremo, anche questa è una sorpresa che vi lascio scoprire nel proseguo della trasmissione. Grazie Adriano, adesso possiamo vedere questo trailer con questo filmato con i tre spezzoni di lavori ampi fatti dalla sezione Armi di Modena. Prego la regia di mandarlo in onda. Di anni si ripete, sempre uguale a se stesso, uno schema che intercala la pace come un momento di quiete tra due guerre. Sempre uguale e sempre diverso, ma con un andamento ripetitivo anche nei dettagli temporali. Andare in guerra, uccidere o essere uccisi o feriti, vincere o perdere, tornare alle proprie case con l'anima ed il corpo lacerato, illudendosi che quella sarebbe stata l'ultima guerra. E poi ricominciare con la generazione successiva, se non addirittura con la stessa. Dai poemi omerici in poi abbiamo esempi di questa cantilenante progressione. Se l'Iliade è una rappresentazione dell'esaltazione, delle gesta, dell'orrore della guerra, l'Odissea e gli altri poemi perduti, i Nostoi, ci raccontano i ritorni, spesso drammatici, dei sopravvissuti. La stessa Eneide nasce dal ritorno dell'eroe Enea, fuggito da Troia dopo la sconfitta. Il ritorno è descritto come una tregua, quasi mai serena, per chi ha sofferto o continua a soffrire vivendo e ricordando. Alcune pagine di Primo Levi di Mario Rigoni Stern, solo per citarne alcune, ci costringono a meditare, mettendoci faccia a faccia con una realtà che non possiamo e non dobbiamo ignorare.
Noi stessi ci siamo illusi che gli 80 anni di pace in Europa iniziassero una svolta per l'umanità. Ma ci siamo sbagliati. Se nell'Europa occidentale è stato vero, a pochi chilometri da qui non lo è stato e non lo è tuttora. I nostri padri ci hanno lasciato testimonianze dei drammi della guerra e dei ritorni. Qui ne vogliamo raccontare alcune, raccontare per non dimenticare. Giovani del Servizio Civile Regionale, Lisa e Andrea, hanno intervistato presso l'archivio della sezione ANMIG di Modena Attilio Pradelli, classe 1924, un socio lucido e cordiale che ha voluto condividere con noi i suoi ricordi di ex internato militare in Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Il racconto della drammatica esperienza vissuta da giovane leva, 19enne, è diventato un diario di viaggio che inizia l'8 settembre 1943 e si conclude il 10 ottobre 1945, quando finalmente, ritornato a casa, mette i piedi sulla sua terra. Attilio giunge a Vercelli arruolato nel 63esimo fanteria, non ancora 19enne, il 23 agosto, e vive come un tradimento l'8 settembre, quando all'improvviso i soldati italiani vengono disarmati e si trovano davanti i tedeschi con i fucili puntati. Lucidi sono i suoi ricordi del difficile momento della scelta, quando ai giovani di leva fu chiesto di entrare nella Repubblica Sociale. Quelli che non accettarono divennero internati militari e non furono riconosciute per loro le garanzie della Convenzione di Ginevra. I loro comandanti raccomandavano la calma perché sarebbero stati mandati a casa, ma il giorno dopo vengono caricati sui carri in 66 per ogni carro. Attilio descrive il viaggio durato 5 giorni, ricordando che aveva compiuto 19 anni sul carro bestiame. L'arrivo in Austria e nel primo luogo di prigionia, il Mulberg, quarto B, Stalag. Io ho compiuto i 19 anni che ero in un binario morto a Innsbruck, 3 giorni in binario morto, perché davano la precedenza a quelli di armi e così via. Allora, sì, ho fame, ho compiuto i 19 anni. E poi vi racconto anche l'altra cosa, che i tedeschi avevano tentato, noi giovani, perché siamo degli ultimi semestri, eravamo tutti giovani, detto, questi qua li facciamo andare con i tedeschi. Allora è venuto i propagandisti italiani con delle urla, acquistate l'onore, con il camerata tedesco. E poi avevano fatto una linea come capo sportivo, no? E lì, chi si sente di impugnare le armi, passi la linea che avevano fatto. Siccome che si davano da mangiare ogni 36 ore la sbrodaglia, per vedere se andavamo, no? E lì era dura, tutti i giorni, per una ventina di giorni ha fatto quella gnola lì, ma noi non siamo andati. Parla dei rischi corsi, del lavoro coatto e dell'incidente sul lavoro, del triangolo rosso sulla divisa, di come era difficile comunicare con la famiglia, delle notizie dall'esterno, del campo di prigionia ottenute attraverso Radio Scarpa. Attilio viene insignito del distintivo d'onore per i patrioti volontari della libertà, di croce al merito di guerra per l'internamento, del titolo di cavaliere il 2 giugno 2018 durante le celebrazioni della Festa della Repubblica nel Palazzo Foresto,
sede della prefettura di Modena. Dice Attilio: e questa onorificenza ce la siamo guadagnata noi giovani soldati a insistere, a non andare con i tedeschi, ma è stata dura. E faldoni dell'archivio Anmic Modena riservano sempre nuove sorprese. Il fascicolo dal titolo Auguri di Buon Natale e di Buon Anno contiene, accuratamente conservati, ordinati e racchiusi in polverosi pacchetti legati con lo spago, numerosi messaggi di auguri per le festività che la sezione modenese dell'Anmic riceveva e che vanno dal dicembre 1953 al gennaio 1977. Trovarli ed aprirli è quasi come scoprire la mappa di un tesoro. Sono testimonianze di abitudini che stanno scomparendo. Oggi infatti non scriviamo quasi più cartoline e inviamo gli auguri per posta elettronica. Diventa inoltre un mezzo per viaggiare nel tempo. Erano periodi in cui augurare buone feste diventava un modo per insaldare rapporti e le poste avevano un super lavoro che non si verificava allo stesso modo in altri periodi dell'anno. Al di là dell'apparente scarsa rilevanza di questa documentazione, in realtà dall'insieme dei messaggi conservati traspare con chiarezza la ricca rete di rapporti dell'ANMIG con le autorità pubbliche cittadine e con le numerose organizzazioni politiche, ma anche con il mondo dell'associazionismo modenese e con le singole personalità. Nel 1955 Anmig manteneva contatti con l'Unione Italiana Sport Popolare, oggi chiamata velocemente UISP, senza ricordare il suo nome completo e le sue origini che risalgono al 1948, e con il Modena Football Club. E con l'Istituto Ortopedico Becchetti di Milano, con il quale sicuramente vi erano contatti per le protesi degli associati, con l'ANPI e con i Partigiani della Pace, che formulano auguri oggi purtroppo molto attuali perché l'anno prossimo non veda turbato il bene supremo degli uomini, la pace, con i mutilati e con gli invalidi per lavoro e con l'Avis. Molto più evocativi sono gli auguri delle sottosezioni provinciali, inviate su cartoline turistiche, che raccontano il paese negli anni 50 del Novecento, come quella di Montecreto, o su cartoline augurali con disegni di fantasia, inviate dallo stesso luogo, una per Natale ed una per il nuovo anno. Dunque, un viaggio nel tempo, in un mondo assai diverso che può essere evocato anche attraverso questi piccoli commoventi segni. Allora, avevamo detto in apertura che c'era anche nel nostro programma un carnet molto particolare, Mauro. E qui veniamo al tuo libro, alla tua storia, al tuo carnet. Un carnet particolare perché siamo sulle tracce e andremo sulle tracce di un orologio. E delle cose che questo orologio ci ha scritte nella cassa e nelle cose che racconta attraverso il suo viaggio. Un viaggio, lo ricordiamo, un carnet di viaggio lungo oltre 30.000 chilometri e durato decenni, dagli anni 40, va bene, e agli anni moderni, agli anni di oggi. E noi vediamo adesso questo orologio che ci condurrà
attraverso storie molto belle, e vediamo anche il libro che ha scritto Mauro Bifani, Operazione Melograno, da dove questa storia abbiamo tratto. È una parte importante di questo libro perché ci interessa, perché ci ha incuriosito, perché è un carnet veramente particolare. Allora Mauro, io credo che tu adesso possa portarci a spasso per il mondo seguendo questo orologio. Sì. Grazie. Sì, quest'idea di Remo è veramente singolare, di assegnare questo compito a questo orologio, di essere il nostro carnet de voyage. Spero sia calzante e sia soprattutto interessante. Questo modello di orologio fu sviluppato, progettato dalla Longines, la società svizzera che costruisce tuttora orologi, insieme a un capitano della marina militare statunitense, il capitano Philip Van Horn Wims. Questo strumento è uno strumento di uso aeronautico, consente praticamente di sincronizzare in modo molto semplice l'orologio con un segnale ricevuto via radio. È quindi uno strumento molto utile per piloti e navigatori del tempo. Il nostro esemplare, quello che potete osservare, fu costruito, il meccanismo fu costruito a Ginevra, in Svizzera, il numero con precisione 632-6222, e venne venduto dalla Longines a Whitnauer, una azienda che operava negli Stati Uniti, a New York, il cui titolare era uno svizzero emigrato negli Stati Uniti. L'orologio viene assemblato e il numero di cassa che acquisisce è il 9187247. Questo avviene a metà del 1942. L'orologio assemblato a New York arriva in California e finisce sul polso di uno ufficiale pilota dell'aeronautica statunitense. Al polso di questo ufficiale, il 29 settembre 1942, attraversa l'Atlantico da Goose Bay, il punto dal quale decollavano tutti i velivoli che venivano sul fronte europeo, e arriva dopo breve in Tunisia, a Kairouan. Qui si stanno concentrando uomini e mezzi per preparare lo sbarco in Sicilia, l'operazione Aschi, che come tutti sapete è avvenuta il 10 luglio 1943. Partecipa all'operazione Aschi e, occupata la Sicilia, si trasferisce a Ponte Olivo. Da Ponte Olivo il prossimo step è quello verso Brindisi, in Puglia, dove per alcuni mesi, sempre al polso del suo proprietario, ufficiale pilota, partecipa a numerose operazioni di supporto a partigiani che erano sul territorio italiano e sulla penisola balcanica, operazioni molto rischiose che avvenivano di notte quando venivano sganciati in punti opportunamente segnalati, viveri, attrezzature, armi e quant'altro. Ma la cosa più interessante accade a gennaio del 1944, interessante e tragica. Partito da Gioia del Colle, in provincia di Bari, per una missione di sabotaggio che si chiamava Operazione Melograno, trasporta sei paracadutisti inglesi che vengono lanciati vicino a Magione, nei pressi di Perugia,
con l'obiettivo di avvicinarsi all'aeroporto militare di Perugia per sabotarlo. Il velivolo purtroppo, pochi minuti dopo il lancio, si schianta a Monte Terzio, un monte a 10 km dalla città di Perugia. Tutto l'equipaggio rimane ucciso nell'incidente e i resti del velivolo che si incendia in parte vengono recuperati nell'economia di guerra, in parte rimangono nel terreno impervio, lontano dal non antropizzato, e quindi rimangono nascosti. Dopo 68 anni, nel 2012, un escursionista perugino appassionato del Terzio e appassionato di storia ritrova il fondello del nostro orologio. E in un secondo momento, dopo credo qualche mese, trova anche il movimento dal quale appunto si identifica il numero, l'unica lancetta, quella delle ore, ci dice che l'impatto è stato circa tra le 10:10 e le 10:15. Nell'occasione del ritrovamento di queste parti dell'orologio che consentono di identificare con precisione il velivolo e gli occupanti, viene realizzato il memorial. Quella croce in alluminio che vedete è una croce fusa utilizzando l'alluminio del C-47. Accanite e complicate ricerche in rete consentono di stabilire un contatto con alcuni discendenti dei due piloti che voi avete visto scorrere. Il primo è il tenente colonnello Raymond Nowotny, californiano, e il secondo pilota, J.J. McNeil, texano. Quindi dicevo, siamo riusciti ad entrare in contatto con alcuni discendenti, la figlia del comandante e una pronipote del secondo pilota. Nel 2017, a novembre, la Benny Forz, pronipote del secondo pilota, è venuta a trovarci a Perugia e a questa signora abbiamo passato il testimone, abbiamo riconsegnato l'orologio, come potete vederla nell'immagine, e l'orologio è ritornato di nuovo negli Stati Uniti, in Texas. Alla sua partenza vera da orologio completo. Bella storia, Mauro. Veramente bella storia e un bel carnet de voyage. Che dire, la pervicacia, la passione, ci avete messo di tutto per chiudere questo cerchio, per scrivere l'ultima pagina di questo carnet de voyage, questo orologio che è andato avanti e indietro dall'Europa agli Stati Uniti e che adesso è in mani sicure, perché questo è importante. La cosa particolare è che questa storia che è dentro il libro Operazione Melograno, adesso la conosco anche negli Stati Uniti, perché tu hai tradotto questa tua opera, una bellissima opera fatta nel 2018, in inglese, giusto? Sì, beh, non proprio io, mi ha aiutato un'amica inglese e mio figlio, esiste quindi una versione acquistabile in rete. Già ne sono state vendute diverse copie negli Stati Uniti. Quindi è molto bello, questo orologio continua a fare storia. Sì, sì. Ovviamente l'orologio è una parte del libro che descrive tutta l'operazione Melograno, ci sono anche ampie dissertazioni sugli aspetti logistici, militari, gli aerei e quant'altro, quindi non è una storia solo dell'orologio, precisiamo.
Sì, tra l'altro il volume è stato pubblicato dopo che l'orologio era ritornato in Texas, pensando stupidamente che la storia sarebbe stata scritta la parola fine per questa storia. In realtà nel corso degli anni sono venuti fuori altre curiosità, altre informazioni, perché quando la notizia si diffonde, quando arriva negli Stati Uniti con la pubblicazione del libro in inglese, ho trovato altre cose che mai avrei immaginato, ma questa non è la sede per raccontarvi anche questo. Ci sarà forse un'altra occasione. Un'altra archivissima magari, sì. Perché questo libro ha tanti aspetti, sì, particolari. Allora, Mauro, grazie. E adesso Roberta Cavani ci introduce il Polo Liceale Mattioli di Vasto, una delle 94 scuole che ha partecipato al concorso di quest'anno e che ha prodotto cose estremamente interessanti, in particolare un interesse sul carnet de voyage che noi quest'anno stiamo trattando. Roberta, prego. Sì, io saluto la professoressa Clotilde Muzzi e la professoressa Giovanna Sant'Angelo, e se anche presente la dirigente Maria Grazia Angelini, che hanno collaborato a questo progetto. Le studentesse del gruppo di interesse, quindi poche ma brave, bravissime, hanno lavorato dimostrando come anche gli archivi personali o gli archivi familiari siano una fonte importante per ricostruire la storia, la grande storia, a partire dalla storia delle persone e degli individui. Ed è veramente un bel itinerario, viaggio, perché contiene lettere, contiene cartoline, contiene momenti anche toccanti di comunicazione personale di un giovane al fronte alla fidanzata. E quindi è una storia personale che nasce e si racconta a partire dal fronte, anche nel campo di concentramento. Io lascio la parola a voi, perché siete le persone più adatte per raccontare la vostra esperienza. Noi oggi presentiamo, appunto, ripostiamo delle testimonianze di, appunto, di viaggio. In particolare vi porterò un diario di guerra. Questo diario presenta la testimonianza in prima persona di un giovane soldato, ovvero Ilo Varrone, il quale, appunto, riporta varie vicende che gli sono successe, come esempio, in particolare nell'estratto che riporterò, l'assalto ad un carro per via della sua fame. Siamo sfiniti, è passato un carro di carote e come un branco di lupi affamati l'hanno assaltato, ma uno è morto. Un austriaco l'ha ucciso con un colpo di fucile ed oggi non sono capace di muovermi. Non ho che 50 centesimi di un pane, costa 15 lire. Quanto tempo dura ancora questo martirio? Mi hanno cambiato gruppo, ora sono nel secondo. Qui si sta un po' meglio, poiché sono stato messo tra gli intelligenti. Il trattamento però è pressoché uguale, solo c'è altro contegno, perché sono tutte persone, da bene. E un'altra ricerca che abbiamo fatto, ovviamente oltre ai diari di guerra, abbiamo trovato anche delle cartoline dal fronte che i soldati scrivevano alle proprie famiglie, alle proprie madri, alle proprie mogli, molto spesso alle donne che erano a casa e volevano rassicurarle in qualche modo. E c'è il pensiero, appunto, costante di questa figura femminile nelle loro menti e la voglia di raccontare quello che stanno vivendo senza illuderli molto spesso di quello che stavano passando, insomma. 1915-1920. Le cartoline dal fronte sono in totale 32, di cui 13 sono immagini. Trattano di un soldato italiano, Ilo, che scrive alla sua amata Pia, raccontando le novità dal fronte prima di andare in battaglia e scrivendo lettere d'amore, grazie alle quali fa sapere che la pensa sempre e questo lo rallegra. Anche se le manca, la sua immagine nei sogni lo rassicura e gli permette di rimanere forte.
Carissima mia, da dove l'esercito italiano combatte, da dove i soldati si ricorrono di gloria, io ti saluto e tu sia orgogliosa di avere chi ti ama. Tu quelle file prega chi viva. Signorina Favale, via, presso Severi, Villa Umberto I, Casina dell'Orologio, Roma. Il tuo Ilio. 12 agosto 1915. Bene, vogliamo sentire la professoressa un attimo? Sì. Che ci racconta allora l'esperienza, professoressa Muzzi. Ok, e anche la collega, la Sant'Angelo, di storia e filosofia. Allora, il lavoro che abbiamo fatto, che le due ragazze prima hanno letto, hanno soltanto preso dei passaggi, racconta proprio questa esperienza di viaggio fatta attraverso un diario di guerra del 15-18 di questo giovane soldato, dove racconta data, giorno ed ora il lungo cammino che hanno fatto fino addirittura a Mauthausen. E, per esempio, questa parte di Mauthausen viene contestualizzata poi da ragazzi, quindi non è stato soltanto un discorso di trascrizione, perché la pagina del diario sono pagine piccolissime fatte con un lapis e quindi molto molto debole come scrittura, quindi hanno cercato di ritrascrivere, ci sono parti con puntini puntini perché è stato difficile ripercorrere la parola. Ma la cosa più interessante è che hanno poi contestualizzato, quindi cos'è stato Mauthausen, dove, che cosa era nella prima guerra mondiale. È stato anche ritrovato il bigliettino, il cartiglio che a questo giovane soldato hanno dato come campo di prigioniera, ed è anche rimasta intatta il numero 72137 e la lettera A, quindi hanno ricostruito che cosa voleva dire avere la lettera A o altre lettere, perché poteva essere a seconda della lettera mandati o no a lavorare o facevano altri tipi di lavoro, di indagine, eccetera. La cosa particolare, come ha sottolineato la seconda ragazza, è che anche nel diario di guerra c'è molto questa presenza femminile. Il diario di guerra è del 1917 più o meno. Invece le cartoline sono anche prima di questa data, abbiamo addirittura quella che ha letto la ragazza del 1915. Molte di queste sono mandate con la Croce Rossa, e la cosa particolare è che hanno rintracciato i luoghi da cui sono partite queste cartoline, tant'è che tutto il lavoro poi ha prodotto una timeline, cioè una linea del tempo che è possibile percorrere anche sul sito della scuola, in cui praticamente le varie date sono state riportate, e cliccando sulla data poi era possibile anche avere il collegamento con il prodotto. E molte di loro poi hanno rintracciato anche ricordi della famiglia, che chiaramente si spostano, essendo più giovani, nella seconda guerra mondiale, e quindi anche lì ci sono cartoline mandate sempre dal fronte, e hanno sempre come punto di riferimento questa figura femminile. Ripeto, il lavoro è stato sì di trascrizione, ma soprattutto di documentazione proprio a livello geografico, da dove partivano queste corrispondenze, e anche la ricostruzione di questi posti nel particolare periodo storico. Questo chiaramente grazie alla collega di storia e filosofia, che non so se sta forse in qualche classe, comunque è stata fondamentale, quindi è un lavoro fatto in team ed è frutto di un PON, quindi di quelle progettualità che durano un po' tutto durante l'anno e che perlomeno nel nostro istituto hanno proprio questa caratteristica dello studio, dell'approfondimento, della conoscenza da parte dei ragazzi della realtà storica del proprio posto, ed escono fuori delle testimonianze straordinarie. Peraltro è inutile dire che ai ragazzi e ai giovani piace moltissimo questo lavoro di ricerca, di mettere veramente le mani sulla storia. Bene, okay, grazie professoressa, molto contento. Allora adesso chiudiamo con voi mandando in onda breve filmato che avete realizzato e proposto per il concorso Esploratori della Memoria, e vi ringraziamo.
7 novembre 1917. Dopo 3 giorni di viaggio si giunge a Mauthausen. È un vasto campo con tante baracche dove risiedono centinaia di prigionieri. La vita qui è pressoché impossibile. Appena giunta la sera ci viene dato Dio che cosa! Patate senza spelare e zucca. Pasto da porci. Solo la fame poteva farlo mangiare. Che posso dire mai del nostro pasto? Nessuno lo immagina. Come vivere? Oh, maledetto il giorno che fui preso. Mauthausen, 31 maggio 1918. Pia, mia cara, quanto tempo è trascorso da che ricevetti una tua nel mese di marzo, senza saper più nulla. Com'è triste questo silenzio. Com'è penoso. Io di salute sto bene, ma tu, amor mio caro, come stai? Potessi vederti ancora una volta, come sarei felice. Ma verrà il giorno, non è vero? Io non vivo che con il tuo pensiero, col pensiero di tutti voi. Quante peripezie. Sto imparando il tedesco, che te ne pare? Quante volte mi viene a rallegrare la tua visione nel sonno. Vivo solo di immaginazione e di speranze. Saluti a zia, a tutti di tua casa, a te i più cordiali ed affettuosi saluti. Tuo Ilo. E siamo giunti alle battute finali che non possono che essere di Rina, perché è stata lei la prima ad intervenire ed è stata lei che ci ha guidato nel carnet de voyage di suo marito. Allora, che vogliamo dire di Gennaro ancora? Un ricordo? Non so che dire. Un marito è stato un marito bravo. Un marito bravo. Sì, quella lettera che ha bravo. Scritto lo dipinge bene, quella lettera che ha scritto il suo compagno di prigionia e che ha mandato alla famiglia, alla mamma, è una sintesi, diciamo, di chi è stato Gennaro. Sì, bravo. Un uomo. Ma quando scriveva questo libro si consultava con lei, lei partecipava? Qualche volta sì. Sì, eh? Sì, le sì. Chiedeva Sì. Insieme facevamo qualcosa, ma io poco. Va bene, comunque la ringraziamo della sua presenza e le facciamo i complimenti. Grazie a voi. Ricordiamo che Rina è nata nel 1926 e 97 anni compiuti è uno splendore. È vero? Grazie, troppo gentile. Il figlio è orgoglioso della madre e la madre del figlio. Mauro, una bellissima storia. Io saluto gli amici di Modena, Roberta, il presidente, vicepresidente e il presidente Adriano Zavatti, per la loro partecipazione. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa edizione di Archivissime in vario modo, anche non essendo presenti qui, la nostra presidente di Perugia, dottoressa Rita Bacoccoli, gli amici delle Marche, Silvana Giaccaglia e l'ingegner Frascione, i colleghi della Liguria, i colleghi della Lombardia, i colleghi del Veneto e della Sicilia, delle altre regioni, perché hanno dato tutto il contributo seguendo il concorso Esploratori della Memoria. Io vi saluto lasciandovi in compagnia di un filmato che veramente è il coronamento di questo percorso, di questo carnet de voyage, un carnet de voyage realizzato dalla scuola
Istituto Foligno 5, qui è umbro, è perugino di Foligno, è la scuola di Belfiore, con le insegnanti Daniela Bertinelli e Cristina Casciola, che hanno condotto i ragazzi in questo percorso, li hanno veramente resi protagonisti di un carnere voyage veramente toccante e interessante. Penso di chiudere degnamente lasciandovi a questo filmato. Grazie ad Archivissima che ci ha dato questa operazione, grazie Mauro, grazie Rina, grazie a tutta la famiglia alunni. Grazie a voi. Perché è stato veramente bello. E speriamo, vi diamo appuntamento al prossimo anno, vediamo che cosa ci propone Archivissima e buonanotte a tutti. C'è una piccola città nel cuore dell'Europa, ai piedi del monte che sembra il seno di una mamma. In quella città arrivavano tanti bambini, chi da vicino, chi da lontano. Tutti avevano una valigia piena di cose importanti per loro, giocattoli, quaderni, colori, ma in quella città il tempo non scorreva. Era inutile, inutile come le valigie. Infatti le valigie giacevano una sopra l'altra. Sembravano la piramide di un faraone cattivo. Il cielo non si vedeva. Il sole era coperto di polvere. Ma che polvere! Era cenere, leggera come una farfalla, ma non così bella. Non c'erano nemmeno i fiori, perché pesanti stivali di cuoio li avevano calpestati. I bambini erano contenti quando i soldati li radunarono per portarli via. Dal buco di un vagone chiuso si vedevano le stelle. Al termine del viaggio c'erano i campi, ma senza fiori. Così questi bambini non hanno potuto amare, avere bambini, raccontare favole. Non è una bella favola con le lettere grandi, né bella né favola. Quella piccola città si chiama Terezin, si trova nel cuore dell'Europa e nel suo cielo si librano ancora i nomi di quei bambini. L'ultima, proprio l'ultima, di un giallo così intenso, così assolutamente giallo, come una lacrima di sole quando cade sopra una roccia bianca. Così gialla, l'ultima, volava in alto leggera, aleggiava sicura per baciare il suo ultimo mondo. Tra qualche giorno sarà già la mia settima settimana di ghetto. I miei mi hanno ritrovato qui. E qui mi chiamano i fiori di ruta e il bianco candeliere del castagno nel cortile. Ma qui non ho visto nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono a Terezin. Nonno Mario, durante la seconda guerra mondiale combatté in Africa con l'esercito italiano, poi fece parte della resistenza come partigiano. Un giorno volle ritornare a Foligno per abbracciare sua madre e le sue sorelle. Al ritorno per il suo passo fu fucilato. La via in cui fu fucilato ora prende il suo nome e si chiama via Franco Ciri. In una struggente lettera, la
mamma di Franco, riporta le parole che il figlio le pronunciò prima di andarsene. Qualunque cosa debba accadermi, o se dovessero fucilarmi, tu non piangerai, non dovrai piangere, perché il mio sangue non sarà versato inutilmente, risorgerà. E tu, uomo del ventunesimo secolo, che coltivi la rimozione della memoria con grande impegno, non far penetrare in profondità la pretesa di non essere disturbato da ricordi scomodi e scomode responsabilità, perché ciò sarebbe una tragedia, ma le tragedie talvolta avvengono